Seconda esca che andremo a vedere in questi video è il coreano. Il coreano è un verme che arriva dall'Asia, un verme raccolto tra le risaie, quindi non proprio di acqua salata, ma di acqua salmastra. Tant'è vero che viene utilizzato, oltre che nel surfcasting, spesso viene utilizzato nelle zone dove c'è acqua salmastra, dove nei porti canali, nelle foci, dove ci sono le spigole, dove sono abituate comunque a trovare vermi tipo la tremolina o anche il coreano di acqua salmastra. Però utilizzato nel surfcasting, specialmente con queste. Cioè, a capire quanta distanza tra una pelina e l'altra, perché sì, Andrea mi ha detto che non devo schiacciarli, ma troppo aperte non vanno bene, non vanno bene. Troppo aperte succede questo, succede che abbiamo uno stopper qua, uno stopper qua, una pellina che si poggia qua, la girella qua, l'altra pellina che si poggia sulla girella, abbiamo tutto questo spazio, spazio dove il filo ci si può ingarbugliare al centro. Dice ok, ma come li devo mettere? Con un'unghia di spazio, è quello che io dico sempre, un'unghia di spazio, che vuol dire che prendo questo joint, poi metto un'unghia al centro, all'altezza della girella e schiaccio, quella è l'altezza, la... Vedremo l'azione che deve avere il braccio sinistro rispetto al braccio destro. Come ti ho accennato poc'anzi, il braccio destro è il fulcro della leva, quindi si posiziona. Il braccio sinistro, invece, è colui che lancia, è il braccio che tira a noi la canna. Ora ti faccio vedere. Stendendo sempre il drop in linea con la canna e la canna con la punta il più vicino alla sabbia, che facciamo? Direttrice di lancio, il braccio sinistro si mette sulla canna, pugno chiuso, si posiziona. Alla realizzazione delle due asole esterne, come abbiamo detto già in apertura, l'asola deve essere abbastanza lunga, diciamo circa 8 centimetri, perché deve essere un'asola che deve permetterci di inserire il piombo, anche dei piombi lunghi come questo ad ogiva, con il sistema bocca di lupo, passando l'asola all'interno dell'anellino del piombo e facendolo poi scavallare e andando a chiudere. Surfcaster Start Advanced è il primo ed unico videocorso che ti insegna a pescare, anche se non hai mai preso una canna da pesca a mano. È un videocorso che ti insegna il surfcasting e, come dico sempre io, tutte le sue sfaccettature praticate fronte mare con i piedi sulla sabbia. Un videocorso con oltre 90 video lezioni suddivise in capitoli sequenziali che ti insegnano tutto quello che devi sapere: la canna da pesca, il mulinello, come imbobinare, i fili, i terminali, i travi, gli inneschi, come stare a pesca, la postazione, come lanciare, leggere il mare, praticamente tutto. Alla fine di questo videocorso sarai in grado di fare una cosa: sacca in spalla, cassetta in spalla, e potrai andare a pesca in autonomia perché saprai pescare, ma non solo, saprai anche insegnarlo al tuo piccolo, al tuo figlio, al tuo nipote o chiunque vorrà venire a pescare con te. Quando ho creato Surfcaster Start Advanced avevo un solo obiettivo, è lo stesso obiettivo che continuo ad avere oggi: divulgare la pesca dalla spiaggia e i suoi benefici a più adulti e bambini possibili. Per questo Surfcaster Start Advanced del valore di 397 euro oggi puoi averlo anche gratuito. Scopri di più, clicca il link qui sopra o qui sotto o in bio, a seconda di dove stai guardando questo video. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao!